Il film perfetto. Oggi voglio parlare di questa cosa perché qualche settimana fa mi è capitato di fare un film alla batteria. Non mi ricordo più se stavo studiando, se stavo suonando live, cosa stava succedendo. E ho visto che era una figata anche ripeterlo a loop più volte, quindi oggi ve lo voglio far vedere. Perché ve lo voglio far vedere? Perché praticamente, anzi, facciamo così, ve lo faccio sentire, poi dopo vi spiego tutto. Il film è proprio questo qua che avete appena sentito. Dopo ve lo farò vedere anche lento e vi spiegherò tutto come funziona la diteggiatura degli accenti e non accenti. Ma prima vi voglio raccontare questa cosa. Vi voglio dire il perché ho deciso di fare questo video. Come vi ho detto, mi è venuto questo film qualche settimana fa, poi ho cominciato a studiarmelo un pochettino e l'ho chiamato il film perfetto, non solo per una questione musicale, ma anche per una questione di studio, per cosa ha dentro, per come è fatto, eccetera eccetera eccetera. Dopo vi spiego tutto. Ma circa una settimana fa, più o meno, sono capitato sul canale YouTube di Adam Tuminaro, tanti lo conosceranno come Orlando Drummer, e tanti di voi sanno quanto mi piace il suo modo di fare, quanto mi piace il suo modo di suonare. Tra i suoi video ce n'era uno che si intitolava tipo il pattern perfetto, una cosa del genere. Allora ho cliccato lì sopra e praticamente era un passaggio molto molto simile a quello che avevo fatto io, non proprio uguale perché il suo ha un colpo di cassa in meno in confronto al mio, però vedendo il suo video ho detto allora forse questo passaggio ha qualcosa di particolare, portiamolo sul canale anche in Italia. Lui l'ha portato in America, io lo porto in Italia. Prima che me lo chiediate nei commenti, vi dico già che oggi userò un modulante diverso da quello che uso di solito, cioè userò questo ED Drum, che è un modulante che mi ha lasciato in prestito Roberto Gaia, che è il batterista degli Lusteriol, degli Airborne eccetera eccetera. Mi ha detto provalo, fallo vedere sul canale perché questo è un modulante pazzesco, e in effetti lo è. Quindi vi lascio qui sotto in descrizione tutto quello che serve per capire meglio il marchio ED Drum, capire come fanno rullanti, come fanno le batterie eccetera eccetera eccetera, perché sono molto molto particolari. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione, date un'occhiata. Comunque partiamo a suonare questo film sul rullante, così almeno vi faccio capire subito tre cose fondamentali di questo film che lo rendono così bello, così interessante, così perfetto. Questo film è un linear, cioè un insieme di colpi tra rullante, o comunque tra colpi dati dalle bacchette di mano e piede destro, quindi tra mani e cassa, e possiamo dividerlo in due parti. La prima parte è un gruppo di 5 note dove faremo 3 note di mano e 2 di cassa. Le prime 3 note di mano saranno mano forte, mano debole, con il primo colpo accentato, cioè in questo modo qua. La seconda parte invece sarà un gruppo normale di 4 note in cui faremo mano, mano, cassa, cassa. I due colpi di mano, cioè i due colpi che daremo con le bacchette, saranno tutti e due accentati, destra, sinistra, cassa, cassa. Facendo tutto insieme verrà questo. Quindi in tutto i colpi che daremo saranno 9, 3 con le mani, 2 con la cassa, poi 2 con le mani e 2 con la cassa. Ve lo faccio sentire a loop, pian pianino aumento la velocità, così potete capire più o meno come suona musicalmente questo film.
Quindi adesso, dopo avervelo suonato, dopo avervi fatto capire come funziona questo feel, voglio spiegarvi il perché io lo chiamo feel perfetto, perché non è solo una questione musicale, è anche proprio una questione di studio, una questione di che cosa ha dentro, quali sono gli ingredienti per creare questo passaggio. Partendo a spiegarvelo, sicuramente ci sono due cose fondamentali. La prima è la questione dinamica, cioè il fatto di avere ghost e accenti. Cosa significa? Significa che dobbiamo stare molto molto attenti a quanto andiamo a suonare forte certi passaggi. Cioè, se noi abbiamo un accento e poi abbiamo delle ghost, dobbiamo stare attenti, soprattutto in fase di studio, a colpire in maniera molto 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 differente il nostro rullante o dove andiamo a suonare le nostre note, perché se noi non diamo tanta differenza dinamica, soprattutto quando suoniamo lentamente, poi non riusciremo a dare la stessa differenza nel momento in cui andremo a suonare più veloce, perché quando suoniamo piano abbiamo magari questa differenza dinamica, man mano che aumentiamo la velocità i colpi tendono sempre di più a livellarsi, cioè a diventare più simili tra di loro. Quindi se il range quando siamo lenti è veramente ampio, quando aumentiamo la velocità questo range diminuirà un pochettino, ma la differenza tra accenti e ghost si sentirà sempre moltissimo. Seconda cosa fondamentale per lo studio è la questione di teggiatura, cioè questo feel è composto sia da colpi singoli sia da colpi doppi. In realtà i colpi doppi sono solo due con la nostra mano debole, però a maggior ragione questo ci aiuterà a migliorare il nostro lato debole, la nostra mano sinistra, o comunque appunto la nostra mano debole. Quindi con questo feel, soprattutto quando andremo ad alte velocità, dovremo ricorrere alla push and pull sicuramente, questa tecnica per i doppi colpi, e tra l'altro ho già fatto un video sulla push and pull dove ve la spiego, ve la lascio qui sopra in una scheda. Quindi detto questo, ci sono già due cose molto positive. Dopo aver fatto il feel sul rullante, adesso andiamo un po' a spostarlo sul set. Come fare? Per prima cosa dobbiamo farlo in terzino, comunque non è che dobbiamo farlo, ma questo feel avendo 9 colpi è preferibile all'inizio farlo in terzine, poi ovviamente possiamo anche andarlo a spostare, farlo in sedicesimi, trentaduesimi, cosa vogliamo. Adesso andiamo quindi a spostarlo sul set. Mettiamoci un metronomo, neanche troppo veloce, per riuscire a capire bene che cosa stiamo facendo, dove vogliamo andare con le nostre braccia sullo strumento, e il consiglio che vi do è di cominciare a suonarlo sul rullante, prendere bene confidenza col metronomo, poi cominciare a spostarsi sul set, senza però cercare di strafare subito, perché sennò non ci vengono le cose, ci impalliamo e ci rompiamo le scatole subito di questo feel. Invece pian pianino spostiamoci sul set, quindi magari all'inizio andiamo a mettere un accento sul timpano, poi un accento sul tom, un accento sul timpano, poi andiamo a spostare le ghost e pian pianino incominciamo a far prendere sempre una forma diversa a questo feel. Mi metto un metronomo e vi faccio vedere come fare più o meno. Dopo aver fatto questo, allora possiamo aumentare un pochettino la velocità, ma le possibilità sono due: o aumentiamo un po' la velocità, neanche troppo, finché riusciamo, poi ovviamente dipende dal livello di ogni batterista, e continuiamo a improvvisare il feel proprio come abbiamo fatto adesso, oppure possiamo decidere di diminuire la velocità del metronomo, oppure farlo anche senza metronomo in questo caso, ma come vi faccio fare di solito quando suoniamo un passaggio, suonare 3 battute di fill e una battuta di passaggio, oppure una battuta di fill e una battuta di passaggio, ma io di solito consiglio di fare 3 di groove e una di fill, in modo tale nelle 3 di groove di poter pensare cosa dover fare, come doversi spostare quando andremo a suonare il passaggio. In questo caso però, come ho fatto anche ad esempio nella sigla, vi suonerò il passaggio non più in terzine ma in sestine, perché se no il passaggio diventa troppo lento e perde di musicalità. Attenzione solo che in una battuta di sestine andremo a fare il nostro passaggio completo 2 volte. Il problema qual è? Vedrete poi bene nel PDF, ma suonando 2 volte andremo a suonare 18 colpi e in una battuta completa di sestine di colpi ne servono 24. Quindi andrò ad aggiungere poi i colpi rimanenti sul rullante, perché almeno riesco a chiudere la battuta giusta sull'1.
Quindi direi che possiamo finire qui il video. Spero che questo coso, questo passaggio vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Scrivetemi qui sotto nei commenti se avete un vostro feel perfetto, un vostro feel preferito, un vostro feel che fate sempre, che vi piace fare, che non vi stancherete mai di suonare. In più qui sotto nei commenti scrivetemi anche altre cose, scrivetemi altri tipi di feel, se a voi piacciono più i linear, se a voi piacciono più gli sticking, se a voi piacciono più altri tipi di feel, scrivetemi un po' di cose così almeno ne parliamo. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, non ve l'ho ricordato prima di iscrivervi al canale. Se siete già iscritti a questo canale cliccate sulla campanellina, e se siete già iscritti a questo canale andate sui miei social Instagram e Facebook, e andate anche sul sito GasTube a dare un'occhiata. Come vi dico sempre, date un'occhiata che male non fa, potreste trovare altre cose che vi interessano. Oltre questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!